della democrazia cristiana, quindi un cattolico. Oggi sempre il professor Chinaglia, che si presta gentilmente e gratuitamente per l'archi e tenere queste conferenze, incentrerà la sua attenzione su un'altra figura importantissima. Ricorre quest'anno il 260 della morte, mi sembra no, di ricordare no, Va 160, 160 della morte, 160 della morte sì. e, dicevo personaggio importante, quale è appunto Camillo Benso Conte di Gavù Ecco, io mi ricordo che quando studiavo alle elementari, poi anche alle medie, si studiavano i personaggi che avevano a l'Italia di solito bisognava imparare tutto su quattro personaggi, su Mazzini, su Garibaldi, su Vittorio Emanuele II e su Cavour. Bisogna andare agli, agli esami di ammissione dove sono stato giustamente bocciato <ride> perché al Paolino dove studiavo, la scuola fondata da Matteotti, si parlava più il dialetto che non l'italiano e quindi era una frana. Vabbè, è stata una lezione che mi è servita. Bene, allora detto questo, mi scuso per queste divagazioni <ride> e cedo subito la parola a grazie. Marco Chinaglia per questa Gra sua grazie. lezione. Grazie Piero, e devo dire che mi fa molto piacere trattare questo argomento perché, al di là dell'attività di insegnamento e di, di ricerca, sono anche presidente di un'associazione che ha sede all'Endinara, che è a a l'Associazione Amici di Garibaldi. Tra le varie cose, gestisce quello, lo dico a chi è presente, ma lo dico anche a chi ci ascolta. Chi non l'abbia mai eh, visitato, gestisce assieme ad altre istituzioni il Museo del Risorgimento Polesano, che ha sede presso la Cittadella della Cultura di Lendinara ed è dedicato a una coppia importante, che è quella di Alberto Mario e della moglie, e della moglie Jessie White. Beh, parlare di Camillo Benso Conte di Cavour non è facile. Non è facile anche perché, e su questo poi ritorneremo in primavera. Perché eh, con Sempre con l'Arci avremo una conferenza su una parola chiave, che è appunto la parola risorgimento, su cui torneremo. Come sapete, c'è un certo revisionismo sul risorgimento. Un revisionismo che in alcune aree geografiche d'Italia e il Veneto evidentemente non è esente, non è immune, è particolarmente diffuso. Un risorgimento in cui quelli che appunto un tempo venivano chiamati un po' retoricamente i padri della patria, come diceva Piero, vengono visti di volta in volta appunto come furfanti, insomma personaggi poco raccomandabili, i vantaggi dell'unità sarebbero stati sicuramente eh, inferiori rispetto agli svantaggi. Ecco, questo... È un'interpretazione che in un certo senso è nata negli ultimi anni, decenni, in seguito al crollo della Prima Repubblica, in seguito al cambiamento del sistema istituzionale del nostro Paese, in seguito all'esplosione di fenomeni appunto localistici, autonomistici, come quelli della vecchia, ormai mi verrebbe da dire Lega Nord, quando ancora si chiamava così. E che diciamo sono l'esatto opposto di quanto invece, appunto, come giustamente ricordava Piero, si faceva un tempo a scuola. Allora, io comincierei da questa immagine, no? Che è l'immagine dei padri della patria. Questa non è un'immagine a caso, perché questa è una copertina di un giornale che tutti abbiamo, avete, perché io anagraficamente non me lo ricordo. Amato, che è la Domenica del Corriere del 1961. Ora perché nel 1961, ricorrendo il centenario dell'unità d'Italia, quella grande diciamo, esposizione che viene fatta a Torino e ricorrendo appunto anche i cento anni dalla morte di Cavour, perché Cavour, ricordiamolo, muore pochissime settimane dopo la proclamazione del regno, si fa questa celebrazione. Beh, è un'operazione politica. Guardate che da un punto di vista dello storico, metterli assieme nella stessa copertina è, un, è un, oggi si direbbe una fake news. Perché? Beh, Mazzini e Cavour si sono letteralmente odiati, hanno avuto un rapporto complicatissimo. Ricordo che l'anno prossimo ricorrerà l'anniversario, in quel caso il 150 no? eh, della morte di, eh, di Mazzini. Mazzini che muore in esilio in Italia quando l'Italia è già nata, sotto falso nome, perché. Mazzini muore in casa della famiglia Nathan, Nathan Rosselli, da cui deriveranno poi i fratelli Rosselli, sotto nome inglese. E Cavour è uno di quelli che non toglierà mai quelle condanne a morte in contumaccia che Mazzini aveva sulla testa. Vogliamo parlare del re, il rapporto fra il re e Cavour è sempre stato un rapporto di rispetto, anche di grande diffidenza. Questo anche perché bisogna dire. Che oggettivamente Vittorio Emanuele II era un personaggio come. Ma qua si avrebbe un capitolo molto delicato. Si potrebbe fare una serie dedicata ai sovrani d'Italia, possiamo pensarci per il futuro, eh, perché? perché diciamo che i sovrani di casa Savoia si sono trovati anche a un certo punto a gestire qualcosa che non era nelle loro idee iniziali. Adesso vedremo come, in un certo senso, Cavour non avesse neanche l'idea di unità del paese. Perché un conto è dire essere indipendenti, affrancati dalla tutela dell'Austria, che in maniera diretta, come nel nostro caso del Lombardo-Veneto, o in maniera indiretta, come in altri territori, controllava il paese. Un conto è parlare di unità. Sono due cose ben diverse. Garibaldi, beh, Garibaldi con Cavour, ebbe sempre un rapporto pessimo, specialmente negli ultimi mesi di vita, ci ebbe uno scontro durissimo. Ma io ci do anche una lettura politica a questa copertina della Domenica del Corriere, e qua mi ricollego alla figura di De Gasperi. Quando De Gasperi muore, l'abbiamo detto chi c'era la settimana scorsa nel 1954, crolla un sistema che è quello del centrismo puro. No? Dove due partiti, il Partito Repubblicano e il Partito Liberale, sono proprio gli eredi, i liberali di Cavour e i repubblicani di Mazzini. Come sapete, la DC tenterà la virata a destra col governo Tambroni che finisce con il sostegno esterno al movimento sociale con gli scontri di piazza, siamo nel 60. Nel 61 si apre la stagione del centro-sinistra con Fanfani prima e con Moro dopo. Ma nel 61 siamo anche nel cuore di due eventi importantissimi che accadono in Italia. Uno è il Concilio Vaticano II, in cui la Chiesa si apre al mondo ed è quella stessa Chiesa, libera Chiesa e libero Stato, che non aveva accettato appunto la politica dello stesso Cavour. Ma nel 61 siamo anche nel cuore di quel quinquennio che passa la storia come miracolo economico. Quindi secondo me questa copertina della Domenica del Corriere è anche una strizzata d'occhio a un modello politico nuovo, quello del centro-sinistra, che diceva mettete assieme anche posizioni diverse come si misero assieme posizioni diverse nel costruire il paese. Cominciamo col dire una cosa, lo vedete, è una vita brevissima. Una vita brevissima nella quale eh, si aleggia anche come in tutte le morti improvvise e repentine una leggenda nera, vedremo poi: la domanda che si fa spesso è Cavour è morto, assassinato o è morto di malattia? Ci sono diverse ipotesi. Io vorrei dire una cosa: spezzare una lancia a favore del conte di Cavour. Se e ci furono drammaticamente errori nell'integrazione del Sud Italia, in particolar modo. Nel Nuovo Regno, e quindi mi riferisco a quella che sui libri di storia è passata come guerra al brigantaggio: a me l'espressione piace poco, però è passata la storia così. Era molto più complicata la questione se Venezia e quindi anche il Polese, come ci ricorda la nostra Torre Civica in piazza Vittorio, arrivano solo nel 66, se Roma arriva solo nel 70, è perché Cavour muore. Quindi, gli errori fatti nella integrazione del Sud nei confronti del Nord. Io credo che siano in minima parte da imputare al personaggio che, come spesso succede, è un leader fortemente carismatico, ma con dei successori che non sono sempre all'altezza. Ma chi erano i Benso? Perché va notata, insomma, eh, il cognome è cognome Benso, fra l'altro eh, notavo questa particolarità di tipo, eh, diciamo... Araldico, noi lo chiamiamo conte di Cavour, ma il titolo di conte era un titolo che veniva, diciamo, da un uso abbastanza così formale in ambito francese. Vorrei ricordarvi che alla Corte dei Savoia non si parla l'italiano. Gli atti formali sono scritti in francese, l'italiano è la lingua di Manzoni, di Fosco è la lingua dei letterati, insomma, non c'entra nulla. Lui era in verità marchese e proveniva da una famiglia molto antica una famiglia probabilmente come molte famiglie feudali giunta in Italia già al seguito di Federico I Barbarossa esercitando nella zona di Chieri la professione bancaria e commerciale. Voi sapete che i Savoia per lungo tempo sono una famiglia francese, la Savoia è una regione della Francia, Chambéry è la capitale dove fra l'altro loro conservano uno degli strumenti di costruzione della loro grandezza, mi riferisco ovviamente alla Sacra Sindone, che poi verrà portata a Torino, quando la capitale verrà portata successivamente di qua dalle Alpi. Vi faccio notare che lo stemma araldico dei Benso riporta queste tre. Conchiglie che forse qualcuno avrà riconosciuto, sono le conchiglie giacomine, sono le conchiglie di Santiago de Compostela, del pellegrinaggio alla tomba dell'Apostolo Giacomo, quindi un richiamo all'epoca sostanzialmente delle crociate, dei pellegrinaggi e anche di conseguenza appunto del ruolo della eh, religione cattolica. Questa famiglia, Benso, è una famiglia molto inserita nella storia piemontese. Vedete che già negli anni 40 del 500, quindi a pochi anni dalla scoperta dell'America, Goffredo Benso, un esponente della famiglia, ha rapporti commerciali col Brasile. Quindi abbiamo una penetrazione, quindi rapporti anche con la Spagna e col Portogallo in questo caso, che ci danno la dimensione di questa famiglia. Andiamo pure avanti. Anzi, ah, sì, sono io, sono ce io, scusa. Perché... Ecco, nel 1649 Michele Antonio Benso, figlio di Pompilio Benso, che aveva già, era già conte di alcune località, Cellarengo e Isolabella, acquista per 20.000 lire il marchesato appunto di Cavour. Quindi Cavour è il nome della cittadina che dà origine al ramo dei marchesi di Cavour. Quindi il, quello che noi chiamiamo conte di Cavour appartiene a un ramo secondario, a un ramo cadetto della città della famiglia. Nel 1734 Carlo Ottavio Benso Conte di Santerna, Santen è una delle località principali della famiglia, c'è cioè un bellissimo castello, ecco se uno volesse potrebbe fare come si fa il giro delle regge sabaude, quindi la Venaria, Stupinigi, Racunigi, potrebbe fare anche il giro delle regge eh, dei Cavour. E poi mi viene da sorridere perché, ovviamente, sono tutti luoghi dove si beve benissimo e si mangia altrettanto bene. Insomma, perché anche la produzione di vino fu una delle attività del nostro eh, personaggio. Ecco, con la morte di Carlo Ottavio Benso si estingue il ramo principale della famiglia. Una curiosità. Il, I benso di Cavour non esistono più, esistono però i benso di Villa Mirana e i benso di Ponticel, sono due rami cadetti della famiglia che esistono ancora oggi, anche se ovviamente in Italia i titoli nobiliari non hanno più eh, valore. Nel 1781 Giuseppe Filippo Benso, che è il nonno di Camillo, sposa Giuseppa Francesca Maria Filippina di Salle. Ecco, notare questa cosa curiosa. L'anticlericale laico Camillo di Cavour è parente di San Francesco di Salle, che è appunto imparentato con la nonna che apparteneva di questa ricca famiglia ed è proprio la dote di questa, di questa famiglia francese della Savoia che fa fare il salto di qualità alla famiglia. La famiglia riesce ad arrivare a Torino e a comprare un palazzo importante. Eh, se non che siamo nel Settecento, eh, ormai è l'epoca dell'aristocrazia, dell'antico regime, sta per finire e l'invasione napoleonica pone un bel problema. Perché questo signore, Michele, Giuseppe, Francesco, Antonio, che un sacco di nomi, che è il padre di, eh, del nostro Camillo, indebitato, eh, fa il voltafaccia, cioè lui da nobile, aristocratico, Conservatore decide di arruolarsi nell'esercito napoleonico. Lo fa perché logicamente vuole mantenere una posizione e vuole anche evitare, perché la storia ce lo dice, quelle scene anche di linciaggio eh, che tante volte si ebbero nei confronti dell'aristocrazia. Vorrei far notare, perché è importante nella storia italiana, come Michele Benso di Cavour diventò aiutante di campo di Taondi Revel. Eh, I Taondi Revel sono una famiglia storica dell'esercito italiano, l'ammiraglio Tondi Ravel fu il capo della Marina militare italiana durante la Grande Guerra, insomma, personaggio molto importante. Se non che questo suo passaggio, diciamo, nella, eh, questo passaggio di Michele Benso da parte francese non impedisce il fatto che venga spogliato del suo titolo. Del suo titolo nobiliare per cui Michele Benso è costretto a lasciare Torino. Prima Va a Firenze, poi va a Ginevra. Ginevra è un centro fondamentale e lì conosce Adele de Sion, che è la mamma di Camillo. Ecco, intanto dove siamo? Siamo a Ginevra. Ginevra è importante per due cose. Intanto, vi ricordo che Ginevra è la città di un certo Giovanni Calvino. È la città dove lo spirito calvinista nel Cinquecento, Sapete che il calvinismo ha tutta una teoria legata alla predestinazione, è successo negli affari. il Calvinismo, per capirci, è quella confessione protestante che è anche un po', secondo me, la base del DNA e dell'identità statunitense per molti, per molti versi. E quindi un ambiente molto rigido, molto austero, molto rigoroso anche dal punto di vista morale. Non a caso, la sorella della. Cioè, scusate, a il fratello della mamma, lo zio Jacques de Soyon, è un grande filantropo, molto famoso all'epoca. A Ginevra, eh, insomma, la Svizzera lo sappiamo tutti: è un mondo di banche, è un mondo di istituti di credito. Quindi, diciamo che il papà di Camillo, due piccioni e una fava: vado a imparentarmi, ma porto anche una grossa dote. Michele Benso di Cavour avrà due figli: uno è Camillo. L'altro è Gustavo Benso, che è una figura poco nota, ma che come potete vedere è primogenito. Nasce il 29 gennaio del 1806 ed è l'opposto. Tutta la vita lui morirà dopo il fratello, sarà un fortissimo oppositore del fratello, avrà posizioni politiche completamente diverse, addirittura era proprio clericale, dichiaratamente clericale, e non solo. Lui a un certo punto si sentì come svilito perché era l'erede, il primogenito, però si vide sorpassato dal fratello. A un certo punto però siamo nel 1810, nel frattempo Napoleone ha fatto anche lui un cambio, no? è diventato imperatore. E con appoggi svizzeri e con l'appoggio del conte Tancredi Falletti di Barolo a proposito di vini, Michele Benso diventa primo barone dell'impero. Eh, sapete perché il nostro Camillo si chiama Camillo? Si chiama Camillo perché il suo padrino di battesimo è Camillo Borghese. Chi è Camillo Borghese? Il cognato di Napoleone, frate fratello, scusate, marito della famosa Paolina che ha raffigurata magnificamente dal nostro, dal nostro Canova. Il... Principe Camillo Borghese, famiglia storica della nobiltà pontificia, insomma, ricordiamo Junio Valerio Borghese, e poi insomma tutte le trame più o meno nascoste no, tra Repubblica di Salò e anni 70, lo non solo lo fa nominare primo barone dell'impero, ma gli fa fare un altro passaggio fondamentale. Lo affiglia come Eulieu, maestro eletto alla loggia massonica di Torino. Vedete che questo cambiamento no, della famiglia della famiglia Benso, un cambiamento da una posizione conservatrice della corte Sabauda, vi faccio presente che alla corte di Savoia chi comandava era la compagnia di Gesù, i Gesuiti, con tutto quello che il pensiero Gesuita portava con sé, è completato. E in effetti questa posizione, Michele acquista questo luogo bellissimo, che si chiama Leri, con la vicina Montaruco, sono 900 ettari, dell'abbazia di Lucedio. Qua si comincia già a vedere quel contesto nel quale il nostro Camillo cresce. È un contesto di terra e di acqua, ma non è un'acqua qualunque, è l'acqua delle risaie. E in effetti Michele Benso scriverà in francese un testo chiamato Memoire sur la Terre de l'Ery, vedete scritto proprio alla francese, in cui descrive i sistemi agrari, proprio un manuale uno puscoletto di tecnica agraria, nuovi, con i quali lui ha gestito queste proprietà terriere. Non solo, lui, Michele Benso, è il finanziatore della prima linea di navigazione a vapore in Italia, Lago Maggiore e Lago di Como, quindi vedete, industrializzazione, tecniche agrarie, e quindi i possedimenti dei Cavour, da appunto da Santena alla famosissima Grinzane, dove... Cavour eredita questo castello che non era della famiglia, era un castello medievale che viene acquisito in un secondo tempo, eh, risultano appunto centrali. Il, ed è così che il 10 agosto del 1810 a Torino, perché Camillo vede la luce nel palazzo che la famiglia aveva acquisito, è lo stesso palazzo, lo stesso nel quale nasce e nel quale muore, anche se Camillo Benso non è eh, sepolto a Torino, ma è sepolto appunto a Santena. Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, sesto marchese di Cavour, conte di Cellarengo e Isola Bella. Come vi dicevo, appunto, il battesimo viene amministrato con eh, padrino Camillo Borghese, da cui deriva il nome. Ma la permanenza di Napoleone è molto breve, come sappiamo, c'è l'Ipsia, c'è l'Isola d'Elba, ci sono i Cento Giorni e c'è Waterloo. E il buon Michele Benso, con una giravolta, insomma quindi capite che le giravolte non appartengono solo alla politica ai giorni nostri, nel 1815 va dai Savoia, ritornati sul trono di Torino, rinnegando tutto, dicendo io non ho mai creduto veramente alla massoneria. Non ho mai creduto veramente ai francesi e mi rimetto a disposizione della corte, una corte molto dura, eh, perché non dimentichiamo che la corte sabauda dopo il congresso di Vienna è una corte molto, molto conservatrice. C'è un episodio che tutti ricordiamo dai libri di storia: quando nel 1821 ci sono i moti carbonari che investono anche in parte il nostro territorio polesano, come ricorderete, il giovanissimo. Carlo Alberto concede lo statuto senza che oh, zio Carlo Felice in quel momento si trovava a Modena, no? ne sia a conoscenza e allora è costretto poi a sconfessare eh, e a dover chiedere scusa per aver concesso una Costituzione che era una cosa troppo estremista e troppo liberale eh, per l'epoca. Tant'è che anche qua bisogna dire che con un equilibrismo straordinario che il figlio poi acquisirà, il nostro Michele Benso riesce a farsi, a farsi nominare in numerose cariche pubbliche fino ad a essere membro della Camera di Agricoltura e Commercio, quindi tema sempre centrale, per i suoi interessi un po' barcamenandosi. E in effetti il nostro Michele Benso avrà una carriera politica importante, perché diventerà sindaco di Torino. Ovviamente non è una carica elettiva, come è ovvio, in questa fase. Vicario di polizia, fate conto a proposito di pandemie, che quando nel 1835 lui diventa vicario e sovrintendente della città di Torino c'è una grande epidemia di colera e tutte le cronache dell'epoca ne esaltano la gestione, la capacità di gestione, ma è anche il primo che porta a Torino delle cose per l'epoca assolutamente pionieristiche, l'asfaltatura delle strade. L'illuminazione a gas, morirà nel 1850. Perché Michele Benso fa tutta questa operazione? Per agevolare la strada del figlio. Attenzione però che quando dico figlio non intendo Camillo, intendo il fratello. Il fratello Gustavo, appunto, che nato nel 1806, personaggio come vi dicevo conservatore di stampo clericale. Sposato con una nobile donna di Ventimiglia, formazione poliedrica, 110 lode in giurisprudenza, persona pacata, st studiava Kant, studiava Adam Smith, un uomo morigerato, una persona perfetta, un profilo perfetto no? per, per l'epoca. Eh, Camillo avrà sempre rapporti, vi dicevo, molto complicati col fratello, ma non con il nipote. Se voi andate a vedere la tomba di. Camillo Benso, conte di Cavour, è sepolto assieme al primogenito del fratello Augusto Francesco. Perché? Perché Augusto Francesco, che avrebbe dovuto essere l'erede, del continuatore della dinastia, muore nella battaglia di Goito nel 48 all'età di 20 anni. E quando poi, nel 61, poco prima di morire, Cavour dirà: Seppelletemi vicino a mio nipote. Non solo perché lui era il continuatore della dinastia, ma perché è stato un martire per la causa nazionale eh, nel corso del 48. Poi, vabbè, il fratello avrà altre due, due figlie. E il nostro Camillo? Beh, guardate anche solo le immagini parlano. Voi sapete che l'Ottocento è un secolo anche di ritrattisti. Guardate l'austerità di Gustavo e guardate, è un giovane. lavoriovane, ah, ha una cresta in testa un po' punk, no? Diremmo diremo noi. Una tempra completamente opposta, non amava le regole, non amava l'autorità e studiava anche poco. Qua bisogna dire che il conte di Cavour aveva una fortissima miopia, una fortissima miopia che è un tratto distintivo, abbiamo detto. no? De Gasperi era miope, era altri, mio, non lo so, forse essere miopi fisicamente ti fa intuire, non lo so, è una cosa che andrebbe, no, psicologica forse, no? Voi sapete che quando un senso non viene sviluppato, se ne sviluppano altri tante volte. Al di là di queste battute, no, a un certo punto il padre decide che per lui non c'è la carriera universitaria come per il fratello, c'è la Regia Accademia Militare, vi ricordo che appunto nasce nel 10, quindi all'età di 15 anni, per poi passare a diventare ufficiale del genio. Ricordo che il corpo del genio presso i Savoia. Era molto sviluppato, il famoso Micca no? e tutta la resistenza torinese. Quindi, una carriera militare e già qui forse abbiamo un lato al personaggio che mai ci immagineremo. Noi ce lo immaginiamo sempre algido, austero, lo vediamo insofferente militare. Un'altra cosa che non ci immagineremmo mai di Cabillo, Benso, Conte di Cavour era che era un Latin lover e lo era. Lo era e la relazione importante che lui ha in questo periodo è con Anna conosciuta come Nina Giustiniani Schiaffino nata a Parigi nel 1807 pensate che ebbe una relazione che durò ben 11 anni una relazione di cui si è saputo sempre pochissimo e che è stata scoperta per caso quando un collezionista americano ha trovato in un scrittoio, ovviamente era stata volutamente un po' tenuta occulta, di un avvocato della Giustiniani, 150 lettere scritte dai due, e qua siamo nel pieno del romanticismo, con l'innastro e la ciocca dei biondi capelli di Nina. Cosa aveva di particolare questa, questa donna che lui conosce quando si trasferisce a Genova? Perché a un certo punto la famiglia, dopo avergli fatto fare l'accademia, dice vai via da Torino cerca di viaggiare, Genova città importante, di Genova è Mazzini, di Genova sarà il nostro Goffredo Mameli, no, Genova è una città importante nel risorgimento, per toglierlo un po' di dosso dalla, dalla corte no? che lo soffocava. Questa contessa Schiaffino Giustiniani era eh, diciamo una figura molto nota perché sarà una delle prime finanziatrici di Mazzini. Era una nobildonna dichiaratamente di sentimenti repubblicani, la quale, fino a, vi ricordo che la Giovine Italia viene fondata nel 31, quindi un anno dopo che i due si conoscono, in esilio a Marsiglia, la Giovine Italia viene, viene fondata. E questa donna di intelletto vivace, spirito arguto, grazia spontanea, non era bellissimissima, ma aveva un fascino particolare. Conosceva il francese, l'italiano, l'inglese, le lettere, aveva un'educazione eccezionale. Resta affascinata da questo giovane nobile. Che guardate a tutto tranne che è il nobile, perché Cavour, poi lo vedremo in altri tratti del carattere, assomiglia molto più a un borghese che non a un nobile. Proprio la sua dimensione, la sua voglia di conoscere, il suo spirito anche europeo, europeista, la sua attività imprenditoriale. Fanno, secondo me, molto più vicino alla borghesia che non forse anche per quello che poi ha guidato il processo di, eh, di eh, unificazione nazionale. Chi era il marito di questa signora? Il marchese Stefano Giustiniani, un giovane di 26 anni, ma molto compassato, tarchiato, di media statura, ma terribilmente noioso e eh, conservatore. È una, diciamo, una relazione, vi dirò, molto lunga Fate conto che nella, ehm, nel salotto della Giustiniani passano personalità eh, fondamentali del risorgimento. Ne cito una su tutte: Rubattino. Rubattino è l'armatore che finanzierà la spedizione dei Mille. È, insomma, un personaggio fondamentale. Rubattino, per capirci, è anche quel personaggio che comprerà privatamente la baia di Assab, che è la prima presenza coloniale italiana in Eritrea nel, nel Mar Rosso. A dire, verrà il giorno, lei dice in una lettera, in cui il suo ingegno sarà messo in evidenza. Addirittura pare che in una di queste lettere Cavour disse: Io ho un sogno diventare primo ministro del regno, insomma, aveva già le idee molto chiare. Il marito, non faccio una battuta greve perché non è il caso, ma si direbbe: eh, è contento, perché in una lettera dice: Il tenente Cavour ha solo una passione per mia moglie la Nina non è in possesso delle sue facoltà mentali. In verità, le facoltà mentali erano molto, molto diffuse e grazie a questa frequentazione, Cavour, che a Genova veniva nominato col soprannome di Contino Giacobino, quindi guardate, cioè, figura altro che conservatore, addirittura Giacobino, Giacobino non era propriamente un complimento in quest'epoca di restaurazione, il 5 marzo del 1831, richiamato alla corte addirittura dal sovrano, Carlo Felice, viene cacciato, viene cacciato e spedito al forte di Bard, siamo in Val d'Aosta proprio, lontano da tutti, con il grado di tenente, fuori dai piedi. Sei diverso da tuo fratello, sei diverso da tuo padre, hai frequentazioni poco raccomandabili e lì effettivamente, e questo è incredibile pensando a quello che accade dopo, cavurra un periodo di collaborazione con Mazzini. Salvo poi quando Mazzini comincerà a esaltare anche l'atto di forza, l'atto violento dirà siete solo dei cervelli bruciati, così li definisce. Va al forte di Bard, però il padre Michele si rende conto che comunque, anche se lo deve dire a denti stretti, sto Camillo qualche pregio ce l'ha. E allora non è il caso di lasciarlo in mezzo ai monti. È così che nel febbraio del 1832 il padre riesce a farlo nominare sindaco di Grinzane. Cavour resta eh, quindi sindaco di Grinzane fino al maggio del 49, cioè quando inizierà poi la sua carriera politica. Era. Un modo per distoglierlo dalle simpatie, diciamo, rivoluzionari, fare sindaco voleva dire ovviamente sottostare anche un po' ai dettami della corte e di controllarlo. Ma Cavour non è sazio, perché? Perché qua inizia la fase, secondo me, più importante della sua vita, che è quella dei viaggi. E dopo che muore la cognata, che la cognata, la, 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 la moglie del fratello Gustavo, muore giovane, fra l'altro lui accusa il fratello che lei sia morta per colpa sua, perché la trascurava, eccetera, decide di fare un viaggio per l'Europa. Decide che vuoi, vuole capire come funziona il resto dell'Europa per portare qualcosa che servirà anche per il piccolo Piemonte. E da dove parte? Parte da Ginevra ovviamente, dove ha i familiari, dove frequenta studi molto diversi tra di loro, economia, storia, fisica, frenologia disciplina che studiava il funzionamento cerebrale, insomma quindi passa dalle scienze al ramo umanistico, per arrivare poi tra il febbraio e il maggio del 1835 a Parigi con l'amico Pietro di Santa Rosa, famiglia che aveva partecipato anche un po' ai moti della carboneria Santore di Santa Rosa, facendo che cosa? Cosa fa lui a Parigi? Frequenta sia filoborbonici ma anche sostenitori di Luigi Filippo d'Orléans, perché c'è stata già una rivoluzione nel 30, la rivoluzione del luglio. François Guizot, che poi diventerà primo ministro, è suo amico. Ma soprattutto che cosa fa lui? Visita gli ospedali, visita le prigioni, visita le scuole, visita le caserme e annota tutto. Cioè vuole creare un sistema di pubblica amministrazione. Stessa cosa fa nel maggio del 35, luglio del 35, quindi sono viaggi molto lunghi, a Londra, dove conosce addirittura Alexis de Tocqueville, insomma, figura importante, la democrazia in America, il suo testo più importante, anche lì va in Inghilterra, va in Galles, visitando che cosa in quel caso? Le fabbriche, la rivoluzione industriale nel pieno. Quindi guardate quanto ha questa dimensione cosmopolita, ecco perché dico che sembra più un borghese che un nobile, nobile di solito, insomma. Non è che si sporchi troppo le mani. Lui ha questo interesse di conoscere a 30 anni, quando se ne torna a Torino e comincia a farsi le sue idee politiche. L'ingiustizia verso le altre nazioni cesserà di essere riguardata come un lodevole patriottismo. Penso che sia critica, una delle frasi più forti che abbia mai letto contro quello che oggi chiameremo sovranismo. No? E dice, prospettiva europea. La religione la religione serve come fondamento etico, come diceva Kant ad esempio. Ma la religione non può servire come elemento di fondamento della società, perché la società deve essere laica e questo è il riferimento appunto a Tocqueville. In economia, legge Jeremy Bentham, eh, teorico dell'utilitarismo, no? La misura del giusto e dell'ingiusto è soltanto la massima felicità del maggior numero. Realismo Analisi, quindi idee molto chiare in tema politico e in tema economico e in tema sociale. Ma non finisce qua, perché nel 1837 se ne torna, se ne torna a Parigi, frequenta ambienti mondani e quando poi tornerà a Torino nel marzo del 1841 fonderà una società, la società del Wist, famosa, sul modello delle logge delle logge diciamo inglesi ma la tragedia è in agguato perché, perché il 24 aprile del 1841 la contessa Giustiniani si suicida per amore di Camillo di Cavour quindi c'è questo suicidio dopo 11 anni di relazione si getta dal piano della, del palazzo genovese nel quale, nel quale viveva e scrive quest'ultima lettera, provo a leggerla anche se è scritta un po' in dialetto piemontese per cui non, non so la pronuncia se sia giusta: Dice Camillo caro, Camillo bello, te veggio tanto ben, ma quando te opporrò di? Sono tanto fiacca e a me esistenza è così precaria che non ho coraggio di pensare all'avvenir. però quello che posso assegurarle le che mio cuore o sarà sempre tu. Vivo o morta son tu, e tanto che questa macchinetta ma sarà tu. Volevo essere bella per piacere volevo essere forte, ben stante e libera, e avrei molti dinai per seguirti lungo a prevo. Quindi ricca per seguirti. Questi son segni, sogni, bisogna che mi adatti a triste circostanze nei quali mi trovo e che sei ben contenta che ti te ricordi di me. Tedaggo tanti basi, tutta tonina, scrive queste parole e poi si getta... Eh sì, sicuramente. E devo dire che questa è una storia veramente molto incredibile, fra l'altro molto interessante, poco nota. Vorrei far notare che questa, um, questo suicidio è il terzo tentativo che la contessa fa, proprio perché era un amore molto complesso. È veramente, insomma, è quell'epoca, l'epoca del Verter, l'epoca dell'Ortis. Purtroppo si riverbera anche nella, nella realtà. E lui, anche un po' per dimenticare questa morte di una donna che aveva amato tanto, tra il 1842 e il 1843 fa un terzo soggiorno a Parigi e a Londra ma è un soggiorno nel quale aumenta, alza il tiro, non va semplicemente a visitare i luoghi, non va a visitare le istituzioni, non va a visitare le fabbriche, incomincia a frequentare personaggi come Adolfo Thiers, Victor Cusin, Saint-Beuve, Alexandre Dumas, che ricordo poi sarà il cronista, uno dei cronisti della spedizione dei Mille, e a Londra entra in un salotto Whig, i Whig sono i conservatori inglesi, che ovviamente lo inseriscono anche in un mondo che è il mondo della finanza, frequenta la Sorbona, frequenta il Parlamento, cioè è un personaggio inserito in quel mondo ben preciso che non è un mistero, è anche un mondo ovviamente di società segrete a cominciare dalla massoneria. Quando lui torna definitivamente questa volta, comincia a scrivere. Ad esempio uno dei più bei testi di Cavour si chiama Chemin de Fer, che è un testo sulle ferrovie. Elemento fondamentale dell'industrializzazione. Ecco, se volete approfondire la vita di Cavour, Rosario Romeo è lo storico che, assieme a un grande politico della Prima Repubblica, cioè Giovanni Spadolini, che De che è stato un grande politico, è stato un grandissimo storico. Sono stati due studiosi che lo hanno analizzato meglio. La politica, per lui, da quel momento in poi, siamo negli anni 40, diventa la via di mezzo fra gli eccessi dei rivoluzionari e dei reazionali quindi una posizione di centro una posizione di centro nella quale però lui e qua devo dire che pur essendo laico ha una posizione molto simile a quella di De Gasperi e della DC c'è una sorta di interclassismo cioè c'è un rifiuto in Cavour dell'idea della lotta di classe che poi predicherà eh, Marx non, 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 poco, non tanto più tardi insomma la via di mezzo che si vede appunto, dicevo, in questi saggi, lui dice chiaramente che ci vogliono due linee ferroviarie, la Torino-Venezia e la Torino-Ancona, per far crescere la penisola. Vi voglio ricordare che spesso mi si fa questa domanda, ma perché la Germania, che è nata più o meno negli stessi anni dell'Italia, ha avuto fin da subito, parliamo del 1870-71, uno sviluppo diverso? E da un lato c'è il modello federale che c'è ancora oggi, ma dall'altro c'è un fatto che 30 anni prima di fare l'unione politica la Germania fa un'unione doganale, che nella penisola del 48 non riuscirà, qualcuno proverà a lanciare l'idea, ma non verrà eh, diciamo, portata avanti. E qua invece lui dice cavolo, chiaramente, vedete, Venezia e Ancona, due porti fondamentali per... Far partire il paese, ma anche le scuole, ma anche gli asili. Comincia di tasca propria a finanziare in Piemonte, nei paesi delle tenute di sua proprietà, scuole ed asili. Fonda l'associazione agraria, comincia a occuparsi di alcuni settori, bestiame, macchine agricole, concimi chimici, cioè, Tenete conto cosa vuol dire parlare di fertilizzanti nel 1843. E a proposito di vino, il nebbiolo, il nebbiolo secco che era stato colpito da una grave malattia della vita proprio in quel periodo, lui riesce a fare un innesto tale che riesce a riportarlo in vita. Insomma, in poche parole, nel giro di sette anni, dal 1843 al 1850, nelle proprietà del nostro conte di Cavour, la produzione di riso, di frumento, di latte aumenta, addirittura il mais triplica. Perché riesce a fare questo? Beh, intanto perché ha conoscenze importanti di tipo economico. Tra Torino, Chivasso, Genova, con le famiglie dei banchieri della Rue, riesce a ottenere, a ottenere prestiti facilmente. C'è una grossa crisi agraria nel 1947, ricordo che gli anni 40 e 800 sono momenti di grandi crisi, c'è ad esempio la famosa crisi della patata che porterà alla più grande migrazione irlandese e lui ha un signore che noi abbiamo dimenticato ormai che si chiama Giacinto Corio, che è il suo uomo di fiducia, un grandissimo agronomo, è lui la mente delle operazioni eh, imprenditoriali di Cavour che riesce a ottenere questo risultato. Nel 1850 fonda così a Collegno, famoso smemorato, ricorderete, la società anonima dei Molini, anglo-americani, di cui diventa principale azionista. Fonde le banche di Torino e Genova. Chi c'è tra i suoi più stretti collaboratori che finanzia queste operazioni? C'è un cognome importante, Stefani. La Stefani, ricordo che fino al 1945, quando viene sciolta perché implicata col regime. È la principale agenzia di stampa italiana. Per capirci, la Stefani è l'antenata diretta dell'Ansa. L'Ansa nascerà per volontà degli alleati dopo la liberazione, perché, perché la Stefani, appunto, era stata troppo collusa. Quindi, avete visto: pubblicistica, eh, attività imprenditoriale, scuole e asili manca una cosa fondamentale. Com'è che io divulgo le mie idee? Con la stampa. Ed è così che inizia la sua carriera politica. Nel dicembre del 1847 insieme a Cesare Balbo, cattolico liberale, fonda un giornale quotidiano politico, economico, scientifico e letterario. C'è ancora la letteratura che andava tanto di moda, ma viene per ultima. Prima ci sono le cose pratiche e lo chiama il risorgimento. È lì che si incomincia. L'aveva già usata Alfieri questa parola, ma lui è il primo che carica questa parola di un significato importante. Non dimentichiamo che siamo alle soglie del 48, come dirà Carlo Cattaneo. Come in tutte le vicende di guerra, c'è un possente, manifesto, improvviso progresso del giornalismo. Nascono i giornalisti liberi, mi verrebbe da dire, cioè giornali che magari nascono durano poche settimane perché quando c'è un momento di battaglia, sapete, c'è questi fogli volanti no, che girano in maniera molto eh, diffusa ma che incominciano a creare un'opinione pubblica. E se noi guardiamo il Piemonte di quegli anni, è un Piemonte dove si stampa moltissimo. Ad esempio c'è una figura che è quella di Giuseppe Pomba, che è il primo editore popolare del paese. Fonda i cosiddetti magazzini, i magazzini pittorici. Eh, le letture popolari, la nuova enciclopedia popolare. Cioè c'è questa esigenza di creare l'opinione pubblica. Ed è così che arriviamo alla prima guerra di indipendenza. La prima guerra di indipendenza sappiamo ha due grandi direttrici. Da un lato c'è la guerra regia, quella di Carlo Alberto. Quella di Carlo Alberto che concede lo statuto il 4 marzo del 48, sarà come sappiamo la nostra Costituzione tra alti e bassi per cent'anni e crea un primo ministero costituzionale, cioè in base allo statuto albertino, non che prima non ci fossero i primi ministri, ma incominciano ad esserci presidenti del Consiglio che hanno un rapporto con il Parlamento. Attenzione che quando dico Parlamento intendo sempre la Camera, perché il Senato per tutta la durata poi del, del Regno sarà elettivo, cioè scusate di nomina del Re. Chi è il primo presidente del Consiglio? In base allo Statuto Albertino, guarda caso Cesare Balbo, che era il cofondatore del Risorgimento assieme a lui. E Cavour viene incaricato, attenzione che non è ancora deputato, di occuparsi di una commissione che doveva definire la legge elettorale. Tutto questo accade nel momento in cui appunto Carlo Cattaneo, che ho appena citato, diventa leader dello scoppio delle cinque giornate milanesi. Nel momento in cui Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria usando per la prima volta il tricolore con lo stemma sabaudo, e appunto abbiamo le sconfitte austriache a Goito, ecco allora che, dove muore il nipote di, di Cavour, Curtatone e Montanara, questa fase importante, mentre tutta Italia comincia a ad andare in rivolta, 8 febbraio 48 gli studenti del Pedrocchi e quindi poi Manino e Tomaseo, più tardi Roma con la cacciata di Pio IX, insomma è tutto un divampare di eh, insurrezioni. E il nostro Camillo come si pone davanti alla guerra? Si pone su posizioni molto vicine a quelle del sovrano, lo stesso padre, Michele Benson, abbiamo visto che, che morirà nel 1950, tutta la vita abbiamo visto che ha cambiato posizioni politiche un sacco di volte. Difenderà Carlo Alberto e lo Statuto perché, attenzione, quando poi Carlo Alberto a un certo punto noi sappiamo perderà la prima guerra d'indipendenza e abdicherà in favore di Vittorio Emanuele II, finendo lo chiameranno il martire di Oporto perché morirà in esilio dopo pochi mesi. Il problema di mantenere o meno lo statuto fu un problema centrale, perché gli austriaci, in particolare il famigerato Radeschi, diranno dovete ritirare questa Costituzione che è troppo liberale. È lì che si impunteranno. Siamo nel giugno del 1848 quando negli stessi mesi della guerra viene eletto il Parlamento subalpino. I due fratelli Cavour sono eletti entrambi i deputati. Ovviamente non c'è bisogno di ripeterlo siedono su banchi completamente diversi perché Gustavo Fonda addirittura un giornale che si chiama il titolo è tutto un programma l'armonia della religione con la civiltà e incomincia a essere fra l'altro uno infatti andrebbe ristudiata la figura del fratello di Cavour un epistolario molto fitto con Antonio Rosmini insomma che non è certamente un personaggio secondario fra l'altro un personaggio che poi abbraccerà anche la causa nazionale per certi versi Camillo invece ha posizioni assolutamente liberali. E luglio 1848, sconfitta piemontese a Custoza, come ben sappiamo, e Cavour incomincia nei suoi primi interventi parlamentari, lì si distingue subito, dicendo: Abbiamo perso perché abbiamo un esercito che non è moderno, che non ha armi moderne, che non segue strategie moderne, che ha ufficiali di carriera, questo è sempre stato un problema. Io vi ricordo che il tanto contestato Luigi Cadorna era il nipote, anzi il figlio: perché poi il figlio a sua volta, quindi nipote del primo Cadorna, proprio della dinastia, sarà capo della resistenza di quel Raffaele Cadorna che comandava i bersaglieri alla breccia di Porta Pia. Cioè, quindi Luigi Cadorna, diciamo che fa carriera nell'esercito italiano perché era di famiglia, diciamo così. Questa cosa Cavour non la tollera. Accusa a un certo punto il sovrano di eh, incapacità. Si susseguono vari governi in quei mesi e Cavour eh, diciamo scalpita perché vorrebbe ormai, sta diventando progressivamente capo della maggioranza eh, parlamentare. Addirittura si oppone alla nomina di Gioberti che poi diventerà eh, capo del governo verso la fine. Verso della fine dell'anno, dicevo, sono mesi convulsi: quelli eh, della nascita appunto della nuova Repubblica di Venezia, dell'insurrezione toscana, della proclamazione della Repubblica romana e della repressione armata. Pensate solo alla storia della fuga di Garibaldi poi, e poi della povera Anita, no? Che da Roma scappano verso il nord con quella tragica fine nella pinetta di, di, di Ravenna. E, e però Carlo Alberto ha capito che con quella guerra c'è uno spartiacque che non può essere più... Tanto che oltre al Statuto Albertino c'è un importantissimo editto sulla libertà di stampa che viene emanato, pensate che è una legge sulla stampa ha ben 91 articoli, solo sulla libertà di stampa, in cui si dicono, vabbè ci sono le varie questioni legate ai reati. Il vilipendio, diremmo noi, oggi al re, al Parlamento, al buon costume, alla morale, eccetera, ma per il resto si incomincia a parlare di libertà di manifestazione del pensiero. E effettivamente questa cosa farà sì che poi negli anni di Cavour, quando poi Cavour arriverà effettivamente al potere, ci stiamo per arrivare, i giornali esploderanno, la Gazzetta del Popolo, la Concordia, il Corriere mercantile di Genova. Cavour tra le prime cose che farà poi, una volta arrivato al governo, sarà fare il telegrafo elettrico tra Torino e Parigi, un collegamento per avere informazioni dirette. Tra l'altro a Torino Cavour sarà uno dei promotori della rifondazione di una casa editrice storica che esiste ancora oggi, che è l'Uttet. Vuol dire Unione tipografico editoriale torinese Lutter è una specie di, oggi diremo, cooperativa, di cordata imprenditoriale degli altri. Tutto questo avviene in quei mesi convulsi. Dopo un anno di armistizio la guerra riprende, ma il Piemonte perde definitivamente a Novara nel marzo del 1949, come dicevamo, è una guerra finita male, senza alcun risultato, e entra in scena Vittorio. Emanuele II, il quale si rende conto di tutta una serie di problemi che c'erano. Uno dei problemi più forti era proprio quello che Cavour aveva evidenziato nei suoi interventi parlamentari. Non solo c'era un problema di ufficiali di carriera che facevano la carriera militare perché appunto era di famiglia, ma c'era il problema di integrare chi era militare di carriera con i volontari. Il volontario Garibaldino che coraggiosamente combatte, non viene visto bene dal soldato regolare perché, perché intanto è del popolo, e poi si sa che sotto sotto combatte per il Re Ma vuole la Repubblica, lo sanno tutti. Cavour dice finché noi non arriveremo a integrare queste due cose non ce la faremo mai. E di fatti è Cavour che prendendo spunto, da questi aspetti che non funzionano, cercando di spingere insieme ad altri il, re a mantenere lo, il nuovo re a mantenere lo statuto, da inizio a quella pagina di storia che nei libri di storia viene chiamato decennio di preparazione. Sono quei dieci anni che cambieranno la storia del nostro paese. Cosa, cosa succede? La Camera dei Deputati, a maggioranza democratica, non vuole ratificare l'armistizio con l'Austria. Siamo nel novembre del 1849 e Vittorio Emanuele II fa il famoso proclama dal castello di Moncalieri, in cui in poche parole dice benissimo, se la Camera non vuole ratificare l'armistizio io sciolgo la Camera e indico nuove elezioni per avere una maggioranza diversa. Cavour viene eletto, rieletto, deputato, vi faccio notare i voti. 307 contro i 98 dell'avversario. Vedete, sono voti di preferenza al Consiglio Comunale, oggi questi. All'epoca si diventava deputati, ma perché votavano una percentuale irrisoria della popolazione. Anche il fratello viene rieletto deputato. E lì comincia a entrare nella politica, una politica del regno che viene, diciamo, eh, portata avanti dal governo di D'Azeglio. D'Azeglio, vi ricordo, che è il eh, genero, di Manzoni. No? E il governo di Massimo D'Azeglio inizia tutta una serie di provvedimenti che vanno nella linea di quell'anticlericalismo cavuriano. Ribadisco che per anticlericalismo per Cavour si intende la separazione della libera chiesa e libero Stato, non una condanna della religione dal punto di vista morale. Leggi siccardi e leggi Volute dal ministro della giustizia Sicardi, che aboliscono il foro ecclesiastico, quindi non è ammissibile che un prete venga giudicato da un tribunale di preti, deve essere giudicato da un tribunale come uguale a tutti gli altri. L'abolizione del diritto d'asilo, non è ammissibile che se io ammazzo uno e mi nascondo in chiesa, non possono venire ad arrestarmi perché sono in chiesa. L Abolizione della mano morta, che non è una cosa strana, ma è la indivisibilità dei beni ecclesiastici, che non potevano andare in eredità, nei testamenti, negli atti notarili, non potevano essere divisi, no? La soppressione degli enti morali, la riduzione delle festività religiose sono provvedimenti forti. A un certo punto D'Azeglio però fa un errore fatale, perché cade, sapete su che cosa? Su una cosa che il re, che notoriamente era un tombore de femme per il II aveva tutta una serie di relazioni, cominciava la famosa Bella Rosin, però si rifiuta di firmare. C'è cioè una proposta di legge per istituire il divorzio su quel, pensate la storia del divorzio, quanto vecchia è l'Italia, ecco, il governo d'Azeglio cadrà su quello, però prima di cadere, d'Azeglio si rende conto che Cavour è bene averlo come amico e non come nemico. Ecco allora che Cavour diventa ministro dell'agricoltura, del commercio e della marina. Eh, cose molto, molto, molto fondamentali, settori chiave, trattato di libero scambio con la Francia con la Gran Bretagna, con la Grecia, con i Paesi Bassi, con la Svizzera, addirittura con l'Austria. Cioè, un trattato di libero scambio col nemico. Legge di riforma dei dazi doganali, introduzione della navigazione a vapore, lì cioè, è bellissimo leggere la discussione in Parlamento, perché gli ufficiali della Marina Sarda, contrari al progresso, dicono, oh, la navigazione a vapore. E professionalizzazione dell'esercito. Addirittura lui dice delle cose, Cavour, che molti guardarono storto, dicendo: Noi dobbiamo guardare al modello dei Borbone, perché nel regno delle due Sicilie effettivamente l'esercito è professionista. Il 19 aprile del 1851, dopo aver fra l'altro molto litigato con D'Azeglio su questa cosa, D'Azeglio lo nomina anche ministro delle finanze. Dico anche perché non è che abbandoni un ministero o l'altro, mantiene tutto, quindi in pratica è lui che governa. E ha un bel problema, perché? Perché il Regno era indebitato fino al collo con i signori Rothschild. E lì ormai la questione, i tassi di interesse praticamente alti, insomma, Cavour voleva togliersi dai piedi Rothschild e eh, riesce a ottenere un prestito dalla Bank of Hambro per 3,6 milioni di sterline e riesce a sistemare il bilancio dello Stato facendo che cosa? Intanto mettendo una imposta unica del 4% sul reddito annuo degli, di tutti gli enti, sia laici che ecclesiastici. Un'imposta sulle successioni mm. e un aumento di capitale della Banca Nazionale degli Stati Sardi. Qua c'è la prima volta, possiamo parlare di un intervento del privato nel pubblico. Quindi Mario Draghi, dai, siamo lì, più o meno. Ecco. Interventi infrastrutturali. Intervento inglese, britannico, per realizzare la Torino-Susa, anche qua guardate, linea ferroviaria, la TAV, eh, il tracciato è quello, e la Torino-Novara, la linea di navigazione Genova-Sardegna, ancora quelle che fanno oggi no, la Tirrenia, la, la Mobi, no, tra la, il continente e la Sardegna, di Rubattino, la concessione ai genovesi sulle saline e le miniere sarde e addirittura l'istituzione della compagnia transatlantica e quindi transatlantica, lì sarà origine della grande migrazione e dell'ansaldo. Eh. Quindi tutto questo ha come padre Cavour. A un certo punto però, di fronte alla virata destra che D'Azeglio stava prendendo, perché c'era una parte di deputati clericali molto vivace, a un certo punto Urbano Rattazzi, leader del centro-sinistra, propone a Cavour un accordo. Che la stampa dell'epoca chiamò ironicamente il connubio, cioè un matrimonio però insomma, un matrimonio un po' strano. Insomma, qual era il problema? Il problema è che D'Azeglio era troppo clericale e troppo paradossalmente, dice Cavour, D'Azeglio è troppo filo francese. Perché è troppo filo francese? Vi ricordo che in questo momento arriva quel Luigi Napoleone Bonaparte che presidente della Repubblica fa il colpo di Stato e si proclama Napoleone III, quindi in Francia torna l'imperatore. Molto clericale, ma poi Cavour e Rattazzi hanno in testa una cosa, se noi facciamo un governo di centro, riusciamo ad affrancare anche il Parlamento dal re, quindi creiamo veramente non più una monarchia costituzionale, ma parlamentare, dove il re può dire la sua finché vuole, ma sono i partiti che decidono. E di fatti poi da, lì, da lui, sappiamo, nascerà la cosiddetta destra storica, no? E lì c'è un po' di confusione perché Rattazzi viene eletto presidente della Camera con i voti di Cavour. D'Azeglio, ovviamente, si arrabbia, si dimette ed estromette Cavour dal governo. E cosa fa Cavour che è furbo? Va di nuovo a Londra e va di nuovo in Francia tra l'estate e il primo mese dell'autunno del 52, incontrando un sacco di personalità, tra cui Napoleone III in Francia. E in Inghilterra personaggi come Gladstone o Palmerston o Disraeli, insomma, parliamo di gente che è stata o ministro degli esteri o primo ministro di sua maestà. Ed è così che il 4 novembre del 1852 finalmente per lui arriva il primo dei suoi quattro governi, sono tre nel regno di Piemonte e uno, brevissimo, nel regno d'Italia. Uno stato monarchico, costituzionale e parlamentare, fondato sulla libertà individuale, sulla proprietà privata, sullo sfruttamento delle contingenze internazionali per porre la questione italiana al resto del mondo. Per fare questo il paese andava modernizzato e allora reprime i moti massiniani. Eh, perché insomma, se io do spazio a Massini, dimostro che do spazio una parola forte si potrebbe dire anche a forme di terrorismo, riforma la burocrazia, con Cavour nascono nel 1953 i ministeri, prima non esistevano i ministeri in senso strutturato, il primo codice penale, il primo codice civile, le poste di Stato, abolisce la censura sui libri e sui giornali, farà la legge casati. Prima ancora la legge Lanza, sono le prime leggi sull'istruzione pubblica, con l'obbligatorietà dell'istruzione fino alla seconda elementare. La Casati è fondamentale fino alla Gentile del 23. Perché cade il primo governo di Cavour? Perché nel 1854, tra il 1954 e il 1955, si apre un contenzioso con il senatore Luigi Nazari di Calabiana, che era il vescovo di Casale Monferrato, ma era anche. Senatore, infatti, la cosiddetta crisi calabiana, su una proposta di legge, beh, questo non deve meravigliare, ancora oggi nella Camera dei Lords inglesi siedono arcivescovi della Chiesa anglicana, insomma, non, è una, non è una stranezza: in cui si prevedeva che tutti gli ordini religiosi non dediti all'insegnamento o all'assistenza dei malati andassero soppressi definitivamente. Voi capite che scoppia un putiferio, il fratello Gustavo è il primo a alzarsi in parlamento dicendogliene di cotte e di crude, quasi rinegandolo, e lo stesso sovrano non se la sente. Accade, accadono delle dimissioni farsa, perché Cavour si dimette, il re lo reincarica, ripresenta la legge con un emendamento dicendo che, va bene, noi toglieremo solo quegli eh, ordini religiosi che però avranno estinto i loro componenti. Cosa ha in da questa legge che approva? una bella scomunica, perché il 26 luglio del 1855 Cavour, come anche Vittorio Emanuele, vengono scomunicati da Papa Pio IX con l'accusa di avere leso la libertà dello Stato Pontificio. Ma Cavour non si ferma e anzi bisogna dire una cosa, che nelle due leggi che citavo prima sull'istruzione, eh, la legge Lanza e la legge Casati, lui proprio per tendere una mano verso la Chiesa prevede che comunque la religione cattolica sia fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa. Quindi c'è l'insegnamento della religione, non è che non ci sia. E questo lo, lo, lo prevede anche appunto nella legge Casati del 1859. Sono anni quelli del secondo governo di Cavour in cui... La sua politica economica prende una, diciamo, eh, piega importante, abolisce i privilegi fiscali, una nuova imposta sul reddito. Nel giro di 12 anni passa da 47 a 560 chilometri di ferrovie. Sostiene la siderurgia, la meccanica, la seta, fa due grandi opere pubbliche che ancora oggi sono fondamentali. Il Canale Cavour 83 km. Sono uno dei tre grandi canali di eh, irrigazione del nostro paese, è il traforo del Freius eh? che viene inaugurato. Bisogna dire una cosa: Cavour, io dico spesso anche ai ragazzi a scuola, parliamo tanto di problemi di pareggio di bilancio. Guardate che Cavour è l'origine del debito pubblico italiano. Perché prima ha risanato le finanze piemontesi, ma poi il debito pubblico, negli anni di suo governo, arrivano a essere moltiplicati per 10, è la politica del deficit spending, cioè io faccio grandi investimenti infrastrutturali, creo posti di lavoro, cerco di mantenere sotto controllo problemi come quello della disoccupazione, però è chiaro che vado anche in passivo, questo va detto, forse è una notazione che dobbiamo pensare in questi mesi che ci preparano alla spesa del recovery fund, insomma stando attenti a quello che andremo a fare. È qui, dopo aver risolto i problemi interni, che Cavour si pone il problema di porre la centralità del Piemonte, dei Savoia, a livello internazionale. È inutile andare in cerca dei Lorena in Toscana, dei Borbone al sud o di chi altri. Solo i Savoia sono in grado di essere autonomi, lui dice, dalla... Eh, governo austriaco infatti fa una riforma dell'esercito sardo appunto come vi dicevo sia a livello di strutture sia a livello di organizzazione e anche a livello militare proprio in un quadro europeo che adesso è fatica a dirlo in cinque minuti era complicatissimo perché lo stato pontificio non voleva l'unità d'italia o meglio la voleva a modo suo Ricordo che Vincenzo Gioberti aveva parlato di neoguelfismo. Ma se il Papa, in quanto presidente di una Repubblica italiana, dove la religione cattolica sia elemento collante, può farlo, no? La Francia, che vuole indebolire l'Austria, ma comunque ha bisogno dei clericali per stare in piedi, no? Una realtà confederata, garante dello Stato pontificio. Vi ricordo che la breccia di Porta Pia accade solo perché i francesi perdono coi, coi prussiani. L'Inghilterra che ha grossi interessi ovviamente, specialmente al sud, contro l'egemonia francese, la Prussia che è contro la Francia e l'Austria, insomma è tutti contro tutti. A un certo punto Cavour va dal re e dice e se noi intervenissimo in Crimea, il re lo guarda e gli dice ma cosa andiamo a fare in Crimea? Tra l'altro il re non è che avesse sempre buoni rapporti con Cavour, perché Cavour ogni tanto si intrometteva anche nelle questioni private gli dava suggerimenti sul non farsi vedere troppo in giro con contadino o quant'altro, insomma, ma il re alla fine approva. E la guerra di Crimea che qualcuno ha definito forse la prima guerra mondiale, perché è una prima guerra internazionale per l'epoca, vede, questo ha l'accesso all'accordo franco-inglese, 18.000 bersaglieri guidati dal generale La Marmora, che a Sebastopoli vedono un decimo della spedizione morire, sì, ma di epidemia. La peste, prendono la peste, solo che a cavolo non gli interessa niente che siano morti di peste o che siano morti in battaglia, gli interessa che mentre Mazzini lo critica, 15.000 tra voi dirà i soldati piemontesi: stanno per essere deportati in Crimea, morrete senza gloria, senza aureola per colpa di governi e capi stranieri per servire un falso disegno. Altro che l'immagine di padre della patria, questi erano i rapporti tra, tra questi personaggi vanno detti. E però, alla conferenza di pace di Parigi, Cavour pone la questione italiana. Questo piccolo Piemonte riesce con un'abilità diplomatica straordinaria a ordire una, una trama per cui... Guardate che è la stessa idea che aveva Mussolini. Ah, Mussolini entrerà in guerra nel 40, vedendo che Hitler stava vincendo, inizialmente dice mi bastano poche migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace. E lui, eh, secondo me, aveva in mente Cavour, gli andò male per fortuna nostra devo dire, per sfortuna da un lato, ma per fortuna perché alla fine ce ne siamo anche liberati, nasce così la società nazionale. Al grido di Italia e Vittorio Emanuele cosa fa Cavour? Fonda un partito, un movimento, un'associazione in cui mette assieme monarchici, liberali, repubblicani, c'è cioè Garibaldi, c'è il nostro Daniele Manin, i quali dicono domani vedremo come creare il paese, intanto però uniamoci sotto il sovrano. La frase che dirà anche Crispi, quando poi Crispi dirà la monarchia, cioè la repubblica ci dividerebbe, la monarchia ci unisce, e qua appunto prima la citava ironicamente Piero, iniziano le trattative, Virginia, Elisabetta, Luisa, Carlotta, Antonietta, Teresa, Maria Oldoini meglio nota come la contessa di Castiglione viene mandata grazie anche alla figura di Costantino Nigra ambasciatore eh, alle cure no, nel Bois de Boulogne in questa isoletta dove appunto si intratteneva con i suoi amanti Napoleone III e lì accade un fatto su cui gli storici non riescono ancora a dire la parola definitiva cioè l'attentato di Felice Orsini a un certo punto al teatro dell'Opera di Parigi lo, lo fa vedere molto bene questa cosa Mario Martoni, noi credevamo, Napoleone III va al teatro dell'opera, la sua carrozza salta in aria e non succede praticamente nulla. C'è un passante che di striscio viene colpito e muore, ma il sovrano resta miracolosamente illeso. Qual è il punto? Felice Orsini verrà condannato a morte e con lui gli altri autori di questo attentato. Ma la domanda è, ma Cavour non ne sapeva niente? O Cavour invece ha fatto in modo di usare una frangia dei mazziniani per dire che cosa Napoleone? Guarda che se tu non ascolti me e non vieni a metti consigli con, con, con me, che sono, con io che sono moderato, ti troverai questi qui, che sono dei bombaroli. Allora, anche questo innesco strano che provoca un morto per caso, boh, è un po' strana questa cosa. Cavour sapeva di Orsini? Una cosa è certa, la vedova di Felice Orsini ricevette dal governo piemontese una pensione a vita. Fatevi voi la domanda. Che cosa dà origine all'attentato Orsini? Dà origine al famoso incontro segreto di Plombierre, questa località termale dove Napoleone III e Cavour si accordano in segreto. Attenzione però. Noi siamo cresciuti con un mito sui libri di storia. A Plombier, Napoleone III e Cavour decidono di fare l'unità d'Italia. Non è vero. Non è assolutamente vero. Perché intanto si decide che la Francia combatterà solo in caso di attacco austriaco al Piemonte, Ok? ma si dice chiaramente che a Plombier, che a causa della complessità della penisola italiana, l'Italia doveva essere confederata, non unita. Quattro regni. Un regno dell'Alta Italia, Piemonte, Lombardo Veneto, Emilia Romagna. Lo prendiamo, lo, lo diamo ai Savoia, quindi Vittorio Manuel II ben contento. In cambio Nizza e Savoia vanno alla Francia. Immaginatevi Garibaldi come reagì a vedere la sua città ceduta così. Il centro, la Toscana e le province dell'ex stato della chiesa sarebbero andate alla Francia, che avrebbe fatto una, un regno separato. Lo stato della Chiesa sarebbe rimasto, avrebbe avuto, sarebbe stato un po' più grande dell'attuale città del Vaticano, no? Papa comunque avrebbe avuto la sua autonomia e al sud, cacciati i Borbone, Luciano Murat, quindi erede della tradizione, quindi vedete che a Plombierno non viene fatta assolutamente l'unità d'Italia. E ovviamente gli accordi devono essere rispettati. Il 10 gennaio del 59 Vittorio Emanuele pronuncia quel famoso discorso della corona, con le parole entrate nella storia, no? non siamo insensibili al grido di dolore. No? E lì effettivamente Cavour incomincia a fare esercitazioni militari lungo il Ticino, confine con Lombardo-Veneto, perché doveva far ovviamente prendere paura e eh, far venire voglia di attaccare agli austriaci. L'Austria, innervosita, fa... L'ultimatum nell'aprile del 59 e inizia la seconda guerra d'indipendenza. Magenta, Solferino, San Martino, la tragedia. Proprio al museo di Lendinara abbiamo una delle prime bandiere di quella Croce Rossa. Che lo svizzero Henri Dunant fonda dopo aver visto le donne di Castiglione delle Stiviere accudire i tanti, tantissimi feriti. Eh, 230.000, sono numeri impressionanti. E però la guerra finisce anticipatamente, perché come sappiamo a Villafranca l'11 luglio del 59, Napoleone III fa la pace separata con l'Austria. Alla fine l'opinione pubblica francese non capiva il perché queste migliaia di morti per una situazione che non era chiara no? a molta parte del popolo francese, il Veneto rimaneva all'Austria e Cavour come reagisce? Si dimette. Il secondo governo di... Camillo Benso di Cavour finisce nel luglio del 59 per protesta contro la scelta francese della pace, eh, della pace separata. E, appunto la Francia non riusciva eh, a giustificare fino in fondo eh, quella scelta. Ma Cavour, reincaricato dal sovrano di formare un terzo governo che vede la luce il 21 gennaio del 1860, riesce un po' alla volta a portare di nuovo dalla sua la eh, situazione. Eh, vengono fatti dei plebisciti, no? Nizza e Savoia vengono date, ma eh, in cambio vengono eh, concessi la Toscana e l'Emilia, quindi c'è questo scambio, grandi plebisciti. Il 12 marzo del 60 Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Emilia e Romagna erano già Italia in un certo senso. La domanda è... A questo punto entra in scena Garibaldi, arriva la spedizione dei Mille, domanda che ci facciamo da sempre, anche qua un po' come per Orsini: Cavour ha appoggiato o non ha appoggiato la spedizione dei Mille? È chiaro che ufficialmente non l'appoggiò, anche perché per due ragioni. Uno, non si fidava di Garibaldi, perché poi Garibaldi lo sappiamo, poi verrà anche appunto, ferito dai bersaglieri più tardi in Aspromonte, aveva una fissa, arrivare a Roma, quindi chissà cosa avrebbe combinato. Dall'altra c'era un problema, il re Vittorio Emanuele II, non aveva nessun interesse ad appropriarsi del sud. E quindi tutto sommato possiamo dire che l'azione Garibaldi è anche un'azione che destabilizza il tutto, no? È chiaro, però, che la retorica che ci siamo sempre raccontati: della partenza, dallo scoglio di Quarto, dello sbarco a Marsala, di queste due navi, no? Che vengono prese no, quasi rubate insomma è alquanto strana è alquanto strana perché comunque tutto sommato Cavour ne chiude due non uno di occhi di fronte all'impresa all'impresa garibaldina ricordiamo anche insomma alla eh, rapidità con la quale poi ovviamente i volontari affluiscono e quindi anche questa strana no, disfatta dell'esercito borbonico, che nel giro di poche settimane crolla. A un certo punto, però, quando vede che Garibaldi incomincia ad andare avanti, supera lo stretto di Messina e punta su Napoli, dove entra e la prima cosa che annota, dice: Mi hanno fatto baciare quella umiliante composizione chimica. Si riferiva al sangue di San Gennaro, che i napoletani portano a Garibaldi. Garibaldi, che vi ricordo, si era nominato dittatore del regno delle due Sicilie e Comin Cavour incomincia un po' a preoccuparsi. Tanto che prima di mandare l'esercito incontro a Garibaldi, e questo è un passo che non ci si ricorda mai abbastanza, Cavour tentò di effettuare una insurrezione dei napoletani contro il generale. La cosa non andò a buon fine anche perché, bisogna dirlo, mi dispiace dirlo anche perché insomma, la storia è fatta anche di compromessi purtroppo a volte drammatici. A un certo punto l'ordine pubblico in città viene garantito da personaggi anche molto poco chiari. Uno di questi si chiama Liborio Romano che viene nominato ministro degli interni da Garibaldi ed era uno dei capi della Camorra in quel momento. Ma poi è chiaro che la criminalità dell'Ottocento poco ha a che vedere con la criminalità di oggi insomma, per tante ragioni. però è chiaro che comunque certamente non era uno stinco di sangue. L'insurrezione non, non, non funziona e quindi Cavour è costretto a mandare l'esercito. Allora l'esercito da Torino va verso le Marche, a Castelfidardo, il paese delle Fisarmoniche, riesce a, combatta, a sconfiggere le truppe eh, pontificie, passa per l'Umbria e arriva quindi a Teano, dove c'è l'incontro che porterà alla, anzi, va a Irano, perché un amico che abita in quella zona mi ha spiegato che non è Teano ma il paese vicino, si chiama Taverna Catena di Vairano Patenora, il luogo esatto dell'incontro. Fra i due, al di là di queste, di queste particolarità, bisogna dire che effettivamente i problemi erano forti e ce lo esemplifica bene questa vignetta satirica: i rapporti tra Cavour e Garibaldi rappresentati. Dallo stivale che è l'Italia, credete a me compare Giuseppe, per calzare uno stivale, per calzarlo bene, intendo pazienza ci vuole e molta polvere di sapone. Garibaldi gli risponde: ma quale pazienza, i ferri ci vogliono e tirare, tirare finché si arriva. Al che Cavour dice: tirare, tirare, e se poi qualcosa si rompe, ecco questa vignetta pubblicata sul giornale satirico Il Fischietto nell'aprile del 61, quando i due hanno un litigio furibondo. Garibaldi viene eletto alla Camera e dice io sono deluso da questo atteggiamento, la richiesta di Cavour fu quella di sciogliere l'esercito meridionale e di farlo entrare nell'esercito regolare, e tanto che alla fine Garibaldi insomma, userà parole amarissime verso gli esiti, erano state la capacità No, di Cavour di capire che qualcosa non andava. E non andava no. Perché quando il 17 marzo del 1861 viene proclamata l'Unità d'Italia e Cavour diventa il primo presidente del Consiglio del Paese, Vittorio Emanuele, non diventa Vittorio Emanuele primo re d'Italia, rimane il secondo. Il numero resta secondo, avrebbe dovuto cambiarlo. La legislatura non è la prima del Regno d'Italia, è l'ottava. Anche questi numeri cosa ci dicono? Che i Savoia hanno un'idea di annessione del resto del paese, non di una nuova realtà che è nata. E di questo Cavour ne era assolutamente consapevole. Sono mesi molto concitati, quelli dal marzo al giugno del 61. Cavour appunto ha il problema dei rapporti con Garibaldi, dell'esercito da sciogliere. Cavour ha anche il problema di Roma, lui ha un'idea in fondo che ovviamente i Savoia non appoggiano inizialmente, perché sapete Torino è una sua storia, è tanto che lui mantiene il Ministero degli Esteri e proclama solennemente Roma capitale, che non era ancora arrivata, fino a, che, fino a che il 29 maggio del 1861 Dopo settimane concitate di preoccupazione, era un uomo che si strapazzava. Pensate che le cronache ci dicono che si alzava alle 4 del mattino, iniziava da subito compulsivamente a lavorare alla scrivania, alle carte, a rispondere alla corrispondenza, mangiava in maniera sregolata, una trattoria vicino a Palazzo Carignano, sede del, del Parlamento, e poi continuava fino a tarda sera a ricevere ambasciatori, diplomatici. Insomma, era una vita abbastanza. Complessa. Insomma, quella sera, la sera del 29 maggio del 1861, Camillo Benso Conte di Cavour incontra Bianca Ronzani per l'ultima volta. Chi è Bianca Ronzani? Bianca Ronzani è l'ultima delle sue fiamme, è una ballerina di origine magiara, un ungherese, che dal 1856 è l'amante di Cavour, lei era la moglie di Domenico Ronzani, un impresario teatrale, lei era, a ricever, era stata ricevuta in udienza da Cavour chiedendo finanziamenti per il teatro che, diretto dal marito che era ormai al eh, collasso. Ecco, questa Bianca Ronzani ha una storia stranissima, perché quando Cavour muore, improvvisamente molla il Piemonte, parte con un piroscopo e se ne va in Sud America. Fatalità, la sera in cui Cavour si sente male, le cronache ci dicono è perché beve una bibita gelata insieme alla Ronzani. Il problema è che, qua ovviamente entriamo nel campo della leggenda nera, la Ronzani pare che avesse relazioni anche con la corte francese. Napoleone III non aveva risparmiato a Cavour di aver portato un'unificazione del paese che metteva a rischio anche il ruolo della chiesa, questo indubbiamente che sia stato avvelenato, certamente la civiltà cattolica, il giornale dei gesuiti, non proferì una parola. E l'agonia, guardate che si sente male il 29 maggio, ma muore solo il 6 giugno. È un'agonia lentissima, dove tutti quelli che vanno al capezzale di Cavour usano delle tecniche antiche ma poco produttive, i salassi, le sanguisughe. Lui è in delirio, straparla, ma nessuno interviene in maniera forte. La versione ufficiale è che il conte di Cavour sia morto di malaria, una malaria che è anche possibile abbia contratto nei risai dove spesso andava a controllare i raccolti. Un'altra versione dice addirittura che lui fosse, ma qua andiamo troppo proprio nella fantascienza, fosse anche bisessuale, quindi la malattia sia una malattia venerea avuta con un rapporto omosessuale, ma insomma. qua entriamo veramente nel, nel, in un altro ambito. Certo è che l'epistolario tra Bianca Ronzani e il conte di Cavour è stato in gran parte distrutto, mentre quello con la Giustiniani è stato ritrovato. Questo è stato distrutto. Chissà perché? Cosa c'era in queste lettere se non dichiarazioni d'amore tra questi due? Probabilmente c'era qualcosa che non andava conosciuto. Sono giorni, dicevo, di delirio, in cui lui parla ad alta voce senza rendersi conto di quello che dice. E a un certo punto però ha una richiesta, vuole morire da cristiano. Vuole morire con l'estrema unzione quei sacramenti, ma non può. È scomunicato dal 1855. Ma padre Giacomo da Poirino, un suo amico che aveva gestiva una chiesa, era un titolare di una chiesa in centro di Torino, gli va a concedere i sacramenti. Gli sarà fatale perché poi Pio IX scomunicherà anche questo sacerdote, e dirà quella celebre frase: no: Frate frate, libera chiesa in libero Stato. E mi ha confessato. Ho ricevuto la soluzione. Più tardi mi comunicherò. Quindi, sacramenti. Voglio che si sappia, voglio che il buon popolo di Torino sappia che io muoio da buon cristiano perché non ho fatto del male a nessuno. Questo dice Cavour. Incontra per l'ultima volta il re. Ma all'alba del 6 giugno 1861, quindi giovanissimo, muore con quella frase che gli è stata attribuita. No? Le ultime parole sarebbero: L'Italia è fatta, tutto è salvo. Il patrimonio andrà al nipote Ainardo, morto nel 1875, l'ultimo della dinastia, quella è la cripta dove appunto il conte di Cavour a Sant'Era riposa assieme al nipote morto a Goito. Il fratello Gustavo morirà nel 64, docente alla facoltà di lettere, commissario dell'esposizione universale di Londra, cioè un personaggio notevole. E i successori di Cavour, beh, i successori di Cavour sicuramente più ombre che luci i temi dei problemi dell'unificazione del paese il problema appunto diciamo all'inizio della questione di Venezia della questione di Roma, della questione del Sud e poi nel passaggio dalla destra alla sinistra storica da Di Depretis di Crispi, il protezionismo doganale la triplice alleanza, l'avventura coloniale fino ad Adua e fino all'assassinio di Umberto I dimostrano che la memoria del conte di Cavour è stata meno di quella che consideriamo, è una memoria molto diffusa, la porta aeree Cavour, la nave da battaglia Cavour, c'è Grinzane Cavour, ci sono vie e piazze intitolate ovunque, ci sono addirittura le caramelle Cavour, le Senateur, caramelle alla liquirizia, sono a lui dedicate, però forse alla fine ha ragione, ha ragione avevano ragione da un lato Mazzini e Garibaldi, sentite queste parole, che sono appunto un atto d'accusa, Garibaldi che dirà quando i posteri esamineranno gli atti del governo del Parlamento italiano durante il risorgimento, vi troveranno cose da cloaca. E Mazzini che dirà non c'è chi possa comprendere quanto mi sente infelice quando vedo aumentare di anno in anno sotto un governo materialista e immorale, la corruzione, lo scetticismo sui vantaggi dell'unità, il dissesto finanziario, svanire l'avvenire d'Italia. Insomma, Cavour modernizzò il Piemonte lo laicizzò, creò le basi per un paese, ma i suoi successori, che conosciamo perché i loro nomi li abbiamo in tante strade, ricasoli, rattazzi, farini, minghetti, lanza, non furono all'altezza. Insomma, per citare Giovanni Spadolini, Cavour fu l'unico uomo di Stato per uno Stato che ancora non c'era. Vi ringrazio. Se avete domande, ecco ripeto avremo un